Biolab nacque 22 anni fa grazie all'intuizione, alla passione e alle conoscenze del professore Franco Bonina, che mise a frutto questo insieme di conoscenze mettendo a punto un processo di estrazione di componenti attivi dalle arance rosse. Subito dopo vennero messi a punto una serie di altri prodotti che si basavano sempre sulle piante del Mediterraneo, tant'è che sin dall'inizio la lavorazione delle arance rosse si basò sugli scarti dell'industria agrumaria, sul cosiddetto pastazzo, ma lo stesso avviene anche per gli altri prodotti, perché oggi l'azienda produce prodotti a base di foglie di ulivo, produce prodotti a base di cladodi, che sono la foglia del fico d'India. Sono tutti prodotti che solitamente vengono scartati creando dei problemi ambientali, che invece grazie a tecnologie messe a punto da Bionap vengono utilizzati perché ricchi di materie prime, di sostanze che diventano poi il prodotto finale di Bionap, che è una polvere che viene ottenuta grazie ad un processo di estrazione, di purificazione, di filtrazione, e alla fine, grazie ad una tecnologia simile alla liofilizzazione, tutto questo viene trasformato in una polvere che va all'industria soprattutto della nutraceutica. Interessante che una parte degli scarti della lavorazione, dei residui della lavorazione, soprattutto del fico d'India e del cardo, tornano in campagna, quindi su suoli precedentemente impoveriti perché erano suoli di agricoltura tradizionale, quindi con forte impatto chimico. Abbiamo trovato degli agrumeti che erano con una fertilità molto bassa nel suolo, bassissima, cioè non c'era quasi più vita. Noi l'abbiamo ripristinata riportando in biologico, ma abbiamo aiutato e accelerato questo processo riportando nel suolo una parte degli scarti che hanno vivificato la fertilità del suolo. Quindi in termini di biodiversità Bionap ha anche delle grandi potenzialità ed è molto importante questo anche come messaggio di diffusione sul territorio. Cioè Bionap tiene molto anche alla comunicazione col territorio, perché chiaramente poi da un terreno più fertile, da un terreno più biodiverso, vengono fuori anche dei prodotti più ricchi di queste sostanze che noi cerchiamo. Altri prodotti interessanti sono quelli che derivano dalla lavorazione delle ulive per la produzione dell'olio, le cosiddette acque di vegetazione, che costituiscono normalmente un problema molto serio per l'ambiente, perché vanno ad inquinare le falde acquifere, i fiumi e così via, che Bionap riesce ad acquisire, a lavorare e a estrarre da queste acque di vegetazione una molecola che è l'idrossido di idrosolo, su cui si basa uno dei prodotti più importanti, più interessanti di Bionap, e poi vengono restituite alle campagne per l'irrigazione. L'anno scorso abbiamo prodotto circa 100 tonnellate di queste polveri, vanno all'industria nutraceutica, in parte ancora minore all'industria della cosmeceutica e anche con un'attività nascente anche all'industria della veterinaria, e abbiamo acquisito tra le altre cose circa 200.000 litri di acque di vegetazione, circa 40 tonnellate di foglie secche di ulivo, circa 100 tonnellate di cladodi, 100 tonnellate di pastazzo, quindi abbiamo veramente utilizzato gran parte di quelli che sarebbero stati altrimenti degli scarti dell'industria. Per cui c'è tutto un lavoro in itinere sulla sostenibilità che abbiamo intrapreso da un paio d'anni e che comincia a dare i suoi frutti, perché già vediamo che la fertilità è maggiore e vediamo anche che i prodotti che vengono da quelle aziende sono più ricchi di queste sostanze, e poi una comunicazione sociale molto forte per fare capire agli agricoltori l'utilità di riportare la fertilità nei suoli. Un messaggio che si diffonde, perché creando ricchezza
la gente ci guarda con interesse, gli agricoltori ci cercano e imitano questi modelli. Quindi non è solo un modello industriale tutto pure, c'è un processo anche di, come dire, di sostenibilità che è sociale, oltre che ambientale.